Amici di TVRS, tifosi della Scavolini, eccoci al secondo tempo di questa importante partita, di questo importante test per i pesaresi. Come sapete, il primo tempo si è concluso con i ragazzi di Caia in vantaggio, 40-20, in pratica sono stati doppiati i giocatori, i campioni d'Italia, mentre la prima palla è di Pozzecco, che oltretutto, nonostante il fatto che la sua squadra perda, è sempre disposto e disponibile a dare un po' di spettacolo. Per Varese fino in fondo, la Scavolini era proprio al lumicino dei 30 secondi con la palla in mano a Moltedo. Moltedo all'ultimo secondo l'ha passata a Mian, che allo scadere dei 30 ha insaccato un tiro da 3. Quindi Varese, proprio quando le cose non gli vanno bene, non gli vanno bene fino in fondo. Adesso Pozzecco mi sembra che abbia cambiato marcia. E io mi auguro che Varese abbia una reazione. Pozzecco, ancora lui, Allen, Meneghin, Vescovi, Santiago, Pozzecco, gira e gira, la palla va a finire sempre fra le mani del Pozzo. Ma mi sembra che Pozzecco, bomba di Gigena che non va, recupera palla Gigena, ci riprova Booker che sbaglia, è stato bravissimo Santiago a pulire il ferro, e poi è Pozzecco che va a realizzare. Ora bisogna fermarsi, ragionare un attimino, perché Varese passi di Mian nell'arresto, nella ricezione, quindi alla fine le cose insomma si sono pareggiate. Sì, però era un paio di palloni recuperati da Moltedo, cioè il pallone recuperato da Moltedo e tiro di Moltedo dall'angolo che potevano un attimino ricacciare o comunque calmare questa reazione di Varese. Invece la Scavolini non ha raccolto niente e Pozzecco ha riportato a meno 2 Varese. Miracolo. 1:54, 62 Scavolini, 60 Rooster Varese. Due punti importantissimi in palio, ma se sono importanti per Varese, per la Scavolini non dico siano determinanti, ma comunque sicuramente più pesanti. Sarebbero i primi dopo tanti anni in A2, in A1. Non c'è il canestro di Booker, non c'è il rimbalzo di Blair, c'è il rimbalzo di Allen. Non segna più nessuno. Comunque questo quintetto bassissimo di Varese è stata la carta perlomeno per il recupero, ha visto, per il sorpasso. Vedo che Galli ha rimesso sulla sedia di campo per recuperare una palla. Peccato, va al tiro Vescovi che sbaglia. Rimbalzo di Moltedo, 10 secondi, la palla della vittoria per i pesaresi. L'errore su Gigena di Vucerer, 6 secondi e 50 alla fine della partita. Due tiri liberi pesantissimi per Silvio Gigena. Sono due partite, il primo tempo è stata una partita, il secondo tempo è stata tutt'altra partita. Gli ultimi 3 minuti è stata vera partita punto a punto, e come ti dicevo, adesso chi sbaglia di meno vince, perché non c'è più tempo proprio per rimediare. Vediamo Gigena, due libri pesanti, sbaglia il primo, è una possibilità, se n'è andata. Ancora un tiro per lui, pallone che pesa tantissimo. Bisogna pressare, bisogna impedire a Pozzecco di ricevere la palla sulla rimessa subito, se lo lasciano libero sono cavoli. 4-5 secondi, 3, Meneghin al tiro, palla persa, 6 centesimi, sicuramente ci sarà il tempo supplementare, l'overtime, a meno che la Scavolini non riesca a fare un tiro in 50 centesimi, difficilissimo, prova ma non ci riesce, non controlla Blair, palla dietro la schiena di Pozzecco, aveva capito o comunque intuito all'ultimo momento Blair. Meneghin, ancora Meneghin in palleggio, palla per Allen che va nel traffico, Pozzecco finta il tiro, poi si avvicina a canestro e realizza. 28 punti per Pozzecco, veramente grandissimo, 65-64, un punto di vantaggio per quintetto Varese. È il quintetto che ha pagato, che è stato quello l'artefice della rimonta, però stavolta non gli è andata bene, ha chiamato la difesa, quella con i cambi sistematici, cioè matchup, con la rotazione sugli uomini, quella che ha infastidito moltissimo la Scavolini nel secondo tempo. Scavolini che gioca in attacco, Conti,
grande canestro di Conti, grande freddezza di Paolo che porta a più due i pesaresi. 42 secondi e 80 centesimi da giocare, importantissima palla per Varese. Meneghin prova la bomba, la sbaglia, e il rimbalzo è di Joseph Blair e c'è anche il fallo. 33 secondi, non è ancora finita, assolutamente calma e gesso, come si due dice. Due tiri liberi, palla ancora in mano da centrocampo, sperando che Joseph Blair riesca a centrare il bersaglio almeno una volta. Blair concentrato, va al tiro. Blair con un po' di fortuna realizza il suo undicesimo punto. Vi ricordiamo ancora una volta, Media Service, TVRS vi offrono queste emozioni. Marco Bedinotti, Giancarlo Sacco al microfono. Blair in lunetta, realizza ed è fatta, è fatta. 7 secondi. Se fossi Varese non farei il fallo, ma cercherei di farlo quando la Scavolini è riuscita a mettere la palla in campo. Cioè, il ritorno in A1 e battere i campioni d'Italia sarebbe un sogno. Booker mette dentro il primo tentativo, 6 secondi e 20 centesimi, 73-69, più 4, ancora Booker, Giancarlo Sacco. Ma oramai penso che sia fatta, più 5, non c'è proprio il tempo materiale per recuperare, adesso lo lasciano segnare, la partita è finita. È finita la partita col canestro di Pozzecco che va a 30, ma il trentello della Zanzara nazionale non è bastata per battere la Scavolini. 74-71 per i pesaresi, grande entusiasmo, grande felicità da parte dei pesaresi che volevano questa vittoria a tutti i costi, non solo la squadra ma soprattutto il pubblico. Grande risveglio di Varese nel secondo tempo.